Anche il Washington Post parla di genocidio. Leggiamo sempre più frequentemente delle prese di posizione nette e chiare sul fatto che la guerra intrapresa da Israele contro la popolazione palestinese è qualificabile di genocidio. Termine che raramente però viene impiegato nei media italiani. Ci sono personalità, intellettuali, giornalisti, ebrei e israeliani che denunciano le azioni del governo sionista anche in autorevoli testate. Per esempio, il giornalista Isaac Taror del Washington Post il 25 ottobre scriveva: Gaza è stata praticamente distrutta da un anno di bombardamenti israeliani incessanti. Decine di migliaia di palestinesi sono stati uccisi, tra cui molte donne e bambini, e circa 2 milioni sono stati sfollati a causa delle ondate successive di offensive israeliane. La catastrofe umanitaria di grande ampiezza, innescata dalla guerra, continua ad aggravarsi, con Israele che schiaccia il nord della striscia di Gaza, dove circa 400.000 palestinesi sopravvivono ancora tra le sue rovine. Negli ultimi giorni, attacchi aerei punitivi hanno ucciso decine di civili, mentre i residenti descrivono le zone del nord della striscia di Gaza come un inferno di macerie e pezzi di corpi umani. Per i sostenitori della colonizzazione, che si sono radunati vicino ai quartieri distrutti del nord della striscia di Gaza, si tratta di una nuova opportunità divina. Tra meno di un anno vedrete gli ebrei arrivare a Gaza e gli arabi scomparire, ha dichiarato Daniela Weiss, una delle leader più conosciute della comunità dei coloni in Israele. Ha dichiarato alla folla che era riunita all'inizio della settimana: le azioni dell'esercito israeliano nel nord della striscia di Gaza e la retorica dell'influente destra israeliana hanno suscitato un appello urgente. Il principale gruppo israeliano per la difesa dei diritti umani, B'Tselem, ha dichiarato questa settimana che il mondo deve porre fine alla pulizia etnica nel nord di Gaza. E questo era il Washington Post, che citava fonti dirette in Palestina e in Israele.